massimo, ma Gennaro, no, bisognerebbe capire se vuole fare la descrizione a chi ha predisposto il piano per il 2015 verrà tentata come ha fatto fino alla fine. E tu me lo dicessi, Vittorio, che volevi, diciamo, prendere in esame questa... Perché se non è così dobbiamo raccogliere... delle firme, a livello di petizione, diciamo, locale. Esatto, ecco, quindi come ci dobbiamo un po' muovere da questo punto di vista? O raccogliamo direttamente le firme, che secondo me è la cosa migliore, oppure... Dobbiamo prima passare, informarci e fare la richiesta praticamente... Esattamente. Dal canale istituzionale. Forse potrebbero almeno interessarmi ad andare in certo. L'ufficio di presidenza ne ha ancora più. Certo, e vedere poi di conseguenza come ci dobbiamo muovere, anche se vogliamo raccogliere noi, diciamo, le firme. Vabbè, io devo prendere soltanto atto di quello che stanno facendo loro. Poi sì. Poi ci regoleremo noi come gruppo e decideremo cosa fare. Certo. Tutti a maggioranza semplice. Certo. Non a maggioranza. Certo. Posso dire che faccio una testa? Stava per stampare, si è abbozzata, palla da oggi. Ciao carissima. Ciao Serena. Ciao bella. Un bacio. No. A me no, sei lì. Mezz'oretta. Sì. Ieri se non ci stava Serena, un grande aiuto supporter videomaker. Praticamente sì. Prese lei in mano le redini della registrazione. Sì. No, perché poi tra l'altro il fatto che cambiamo la location, ci chiamavano in continuazione, cioè Gina, ma dove siete spostati? Gennaro, un intervento veloce, perché io sono sintetico e pratico. Non so se penso, sicuramente sarete stati informati che in Calabria è stato approvato il reddito di cittadinanza, o chiamiamolo pure sostegno familiare. In esame per il prossimo per la prossima fine di luglio. Quindi se vuole le notizie sarà su web e informato. Grazie. Ma quindi è una proposta oppure già attuativa? Sì, bisogna capire come funziona. Per 20.000 famiglie. Quindi è un progetto canone. Ah. Sì, cioè non l'ho letto. Non mi riprendere! E stiamo dando un'informazione. Informazione in generale. Più che ti convenga questa cosa. Però dipende, cioè, non si sa quando andrà in atto, penso... E nessuna regionale parla, dai. Fine anno, però. Io mi sono dimenticato, le volevo portare i moduli, mi sono dimenticato nello scendere. Ciao Antonio. Non stava nessuno ancora. Passare la macchina. Ci stavano già là, già avevano aperto là. E là poi fanno un tour, infatti mio fratello è andato là, che seguiva il tour della mattina, così. Poi facevano la visita su alcuni siti là di chiese nella zona della sanità. E poi alle 1:30 facevano lo spacco in pizzeria e poi facevano la riunione all'interno della pizzeria città. Mio fratello porta lo smartphone da ripiglia e poi condividiamo un po', diciamo che tanto fare la pizza. No, sto pensando a chiamare, però quando ci veniamo, perché mo posso ci sto da solo, quindi sto pensando a, diciamo, di chiamare. Ah,
Quindi mi serve il permesso, non riesco a uscire. Tornava perché andava a fare dei servizi. Ha detto che non viene alla riunione. Sapere se lui già poteva prendere lui il permesso. Uno per via Stadera, venerdì 10. Quindi mi serve il permesso, perché almeno mettiamo un gazebo là sotto. E forse sta accettato per il momento di contratti dei parlamentari che fanno gli acquisti. Però comunque far pagare ancora qua, dove ci si affezionava. Ma andò, quando diciamo incominceranno anche le ragazze poi fattivamente a fare sto lavoro di... Ho capito. Noi adesso pronti a organizzare. Ma quindi non è una cosa che va fatta fisicamente su qualche muro, come devo dire, no? No, noi in quell'occasione, diciamo, a parte che dobbiamo decidere se la mattina presto andare insieme a qualche portatore a protocollare le firme e comunque verso le 11 e mezza andiamo a dietro per fare l'evento, quindi bisogna organizzarsi dal senso, però in questo senso devo parlare io meglio con qualche portavoce. Credo che Roberto dovrebbe venire per protocollare e credo che l'ho informato. E altri portavoce glielo detto a Sergio Puglia, che se l'ha segnato in agenda, però giustamente non avevo confermato. Ma lui però lo sa, Sergio ce l'ha so ieri, pure ci ho parlato, che se l'ha segnato anche lui. Altri portavoce regionali glielo ho mandato, glielo ho pagato tramite questo, credo lo sappiano, poi magari cercherò se è possibile in qualche modo. Oggi portavoce nazionali, vedo io non che lo posso fare. L'unica cosa è capire che se firme che abbiamo noi squadre devono protocollare e quando vengono a protocollare, se andate a protocollare la mattina stessa dell'evento, quindi che vengono qualche portavoce, andiamo insieme la mattina 9, 9 e mezza appena apre l'ufficio, si vanno a protocollare e poi ci vediamo a via della terra. Si deve andare a un assessore particolare. E fatto questo bisognerebbe andare già. C'è un giorno bene, c'è carissimo. Giustamente, se la voce nazionale non c'è, se ci sarà la prossima, portavoce. Allora si fa il prossimo, si sa. Allora, domani nel mercato. Mercato Caramaica a Poggio Reale. Domani? Sì. Poi volevo capire in che termini organizzare, senza pubblicizzare la cosa, oltre alla pubblicità su Facebook, perché faremo un video. Allora, reddito di cittadinanza non ne abbiamo. Non ne abbiamo? Ma Pietro! Potrei anche, se servono dei moduli, io ci metto 10 minuti, posso, perché io no, mi sono dimenticato di domandarvelo, perché io li posso andare a prendere a casa e li porto, se servono. Chi le moglie ore sono? Mezzogiorno e un quarto. Mentre vado e vengo, dicevo tempo verso l'una. Mentre vai, lì stanno, poi io li volevo portare, quando ho chiamato a Pietro mi volevo portare perché la città è capace di cagare, magari andando a fare questi servizi non so se le aveva rimasti o meno. Dicendo vabbè, mo Cristian penso starà montando il video, ma il marito di Angela Daripo. Sì. Con questo video, e forse credo che forse stesso lui fa il sì. Volantino, se riuscire. O anche Piero, visto che comunque si è reso disponibile sì. A fine mese, cioè,
detto, ma sta portando... giustamente, per fare il volantino... La cartoleria qua. Guarda, guarda, io ho bisogno di fare... Che vengono ed anche le autorizzazioni, diciamo, dovrei avere la sicurezza del permesso, quindi perciò io, cioè, se Gaetano se ne può occupare lui, se no ci vado io in settimana, certo, vado a chiedere il permesso, certo, per il 10, certo, già aveva la sicurezza, hai ragione, sono sicuro che comunque, come hai detto tu, o va Gaetano, oppure diciamo una volta che vi siete contattati telefonicamente, magari lui ti dirà, Ando, se è possibile che puoi occupartene tu direttamente, diciamo, per vedere in un tempo utile, certo. Perché, giustamente, almeno di noi ha le sue cose. Certo, hai ragione, hai ragione. Poi il martedì ne abbiamo già 23. Sì, quindi... ma io ho capito, Ando, io credevo che questo fatto, diciamo, dei murales... era un qualche cosa che veniva proprio fatto fisicamente su una parte, un tratto, diciamo, di muro. No, ma nel murales non lo possiamo fare finché non abbiamo, ho capito, i soldi, quindi... per farlo, nel senso che abbiamo trovato un muro disponibile, diciamo, così lì, che ci ha messo il censo, quindi abbiamo evitato la trafila di 10 permessi del muro, ho capito, che sicuramente non sarebbe arrivato in tempo, perché ci ha messo a disposizione il muro, ho capito, il muro ce l'abbiamo. Poi il problema è che, giustamente, non avendo i fondi, vogliamo fare questo evento proprio perché magari se poi il portavoce acquista i ritratti, noi con quei soldi successivamente andremo... Si può avere la disponibilità, diciamo, sì, come vero e proprio. Come esempio, successivamente magari a luglio, a fine luglio, ho a capito, settembre, ho capito. Andiamo a fare pure il murales lì e quindi proseguiamo, diciamo. Ma si ha più o meno poi un'idea di un eventuale costo, diciamo, di questa operazione? No. Prima vediamo quanto abbiamo in casa, cioè come quello che riusciamo con le donazioni. Se, magari in base alle donazioni ci rendiamo conto quanta materiale possiamo acquistare, no. Quindi in base a quel materiale vediamo quanti metri, ho capito, possiamo utilizzare per, diciamo, sì, perché poi è un atto simbolico quello del murale, ho capito, diciamo, proprio a far capire che, diciamo, quella zona volendo si può, non, diciamo, è facile, con... si può, sì, è una zona che può essere riqualificata come cose, dovrebbero essere riqualificate anche zone. Alla fine basta anche un po' di organizzazione, sì, cioè non c'è sempre bisogno di poi tanti soldi, perché se dei cittadini autofinanziandosi riescono a fare un morale in maniera simbolica, se le istituzioni vogliono, magari rinunciano a determinate cose o spendono i soldi per, anziché per sprecarli in altre situazioni, li possono investire in altre, come può essere anche sul piano della pelle, farla passare da una zona dove c'è prostituzione, due grado, prima facevano le corse dei cavalli, non so se le fanno ancora, insomma, cioè chi più ne ha più ne metta, a farla diventare, a riqualificarla totalmente, diciamo, in maniera semplice, bonificarla, quindi togliere l'immondizia, fare una zona dedicata alla street art e una zona dedicata ai mercati, ad un'area mercatale, quindi prolungare, diciamo, all'area mercatale, allargarla, perché oggi comunque quella zona, essendoci il mercato di via De Robetto, il mercato delle Pucci, sempre verso via De Robetto, noi possiamo allargare quella zona, quindi essendo vissuta anche via De Robetto, su questa forma commerciale, quindi attraverso un mercato, attraverso un'area dedicata alla città, quindi con una, magari se fosse possibile, una biosorveglianza per evitare che siano depositati altri rifiuti dopo aver fatto la parte. Naturalmente tutte le zone vissute diventa più difficile che vengano degradate. Se poi invece è normale, la vogliamo lasciare a quel commercio parallelo, la prostituzione del mercato dei rifiuti abbandonati, anche quello è un mercato, anche quella è un'economia, no? In un certo senso. E allora è una scelta che deve fare il comune di Napoli. Vuole lasciare quella zona al sistema, alla camorra, al cosiddetto mercato parallelo,
o la vuole ridare ai cittadini? Questo è quello che deve decidere il comune. Noi abbiamo raccontato quindi la firma che proprio colleremo, dopodiché la palla, il nostro dovere da cittadino l'abbiamo fatta la mattina, e poi deve essere il comune che deve darci una risposta. Se non ci dà la risposta, vedremo come nel tempo proseguito con altre attività di cittadini. Grazie Antonio, grazie.